5, 4, 3, 5, 4, 5, 6 ore. E poi è nata la lirica, che sicuramente è un impoverimento, un alleggerimento, e hanno alla musica messo una storia per rendere più fruibile. E poi è finito, perché è cambiato il mondo. Certo. E poi sono arrivate le operette, che comunque un impoverimento. E poi è arrivata la musica pop, che dal mio punto di vista, ripeto, ha raggiunto il massimo in quegli anni, ma è finito, perché il mondo è finito. Cioè, non, lì sono nate quelle pagine per il discorso che ho fatto prima, perché c'era proprio una coincidenza storica. E poi c'è stata l'epoca, non so, del computer, no? Che ha tutti quelli che. E non è ancora finito. E, Quindi tu la dici che musica quello è non è una finita. boa, è un No, a mio fermo che avviso sì. va. Adesso si aspetterà, sì, probabilmente è chiaro, la musica esisterà sempre, Certo. perché non riesco a immaginare un mondo senza musica. Il tipo che le nuove generazioni e le generazioni future quale musica ascolteranno e faranno, ci vogliono a questo punto dei nuovi Beatles, dei Sì. nuovi, capito, Michael Jackson, che Certo. dicono, i nuovi Jimi Hendrix, che dicono: ok, la musica d'oggi Si fa si così, fa si sente così. così. Cioè, Ecco, fino a nel quando non frattempo noi abbiamo. ci ascoltiamo Nel frattempo, no, quella in attesa solita. che arrivino Nell'attesa, loro. nel ma frattempo forse noi ci noi non ci saremo. però Ecco, nel ecco. frattempo noi ci ascoltiamo Vabbè, sempre i Pooh. certo. Tra l'altro è bello questa la musica, questa unione di insieme. E diciamolo una volta per tutte che la musica dei Pooh non parla solo d'amore. Voi avete cantato, per esempio, tantissimi luoghi, tantissime città nelle vostre canzoni. Siete arrivati a cantare anche Marienbad, per Marienbad, dire. beh sì, beh, questo Valerio, perché lui ha sempre amato girare, ha sempre amato conoscere il mondo, posti, luoghi. Io credo che lui, anche perché uscendo poi dal gruppo, ha avuto veramente la possibilità, ancora di più la possibilità di girare, di conoscere. Io credo che lui abbia visto il mondo almeno 2 o 3 volte, e proprio per la voglia di conoscere, di capire. E allora per lui è stato, diciamo, molto, molto importante girare, conoscere, per poi poter scrivere, trascrivere e trasferire in parole, nelle canzoni, quelle che sono state le sue esperienze. Insomma, Lettera a Marienbad, vabbè, Brest, io ho dovuto prendere l'Atlante perché dov'è Brest? Brest è Certo, nel nord della Francia. esatto, su Lindbergh, Esatto, esatto. Ma esattamente. lui è, devo dire che veramente è un grande conoscitore. Beh, diceva che perché ha avuto possibilità di conoscere, già, non è che le conosce perché le ha viste No, no, perché le ha sull'Atlante, no, perché vissute. le ha vissute veramente. Per cui è entrato proprio nel tessuto anche delle culture, no? Di questi. Ed è, difatti, lui quando racconta i viaggi te li fa vivere, no? È veramente molto bello ascoltarlo, e poi lo si capisce anche nelle canzoni, Assolutamente. come riesce veramente a trasmettere anche, quasi anche i profumi, no? Non solo E poi voi in Italia, secondo me, siete quelli che avete parlato di più temi nelle canzoni, perché è sbagliatissimo pensare che i Pooh sono soltanto amore. Avete parlato di tutto, da aerei che nei momenti, cosa pensa una persona nel momento in cui sta precipitando un aereo, la prostituzione. l'anno e posto e l'ora, sì, beh, sì, anche questo è Cioè, Pullover è stato un album nel sì, 76 molto pazzesco. importante, perché anzi, forse l'unico album dove ogni brano tratta un problema. Lì parliamo di un ex carcerato che racconta le sensazioni di uno che esce dalla galera, e il primo giorno di libertà, no? Quello che le sensazioni che può trovare. Nello straniero voluto dal tempo, dove c'è questo ipotetico dialogo addirittura con un extraterrestre, no? Anche questo è e tantissime altre, cioè il PR della situazione, anche Certo. che
credo forse per la prima volta in una canzone viene trattato, e poi parliamo del 78, del 76, e una problematica così, insomma, estremamente delicata, estremamente per l'epoca, insomma, era, poteva essere anche pericoloso. Difatti Pierre fu scoperto nel tempo poi, no? Ed è diventato oggi uno dei nostri brani più ascoltati e più desiderati da però, ecco, nostro pubblico. Pensare che voi avete nel 76 trattato quel tema lì è... Sì, fu fu anche molto, molto coraggioso. Devo dire che anche ancora una volta Valerio, proprio in Pierre, mi disse almeno 2-3 anni prima che voleva trattare questo argomento in un brano, però ci voleva anche un mondo musicale che potesse in qualche modo, no, così con delle caratteristiche ben precisi. Poi mi è nata questa musica, e allora disse a Valerio: ti ricordi che tu volevi, cosa dici di questo? E lui dice: no, guarda, questa è perfetta. Difatti nacque Pierre, credo, in un'ora. Lui scrisse il testo in un'ora, forse anche meno. In un'ora, perché capolavoro. Questi, i capolavori, a volte uno pensa che uno è stato magari 20 giorni per lavorare una parola. Insomma, diciamo, invece... uno degli episodi più clamorosi, parliamo di Mogol, di un grande paroliere italiano, che lui scrisse, io credo, forse il più bel testo, che è Emozioni, dal casello di Milano a Varese, che sono 30 chilometri, 40 chilometri. Sì, esatto. Lui scrisse quel testo lì, arrivò in albergo a Varese e me lo disse, lui arrivò, corresse un po' di cose, però l'aveva fatto durante quel viaggio lì. È incredibile, ragazzi. Incredibile, bellissimo. Volevo far scegliere una... Io volevo fare solo un'ultima domanda. Volevo chiederti, tu hai fatto anche due album tuoi, solisti, sì. Dove... Mm. Non dico che hai fatto il cantautore, però l'autore, sì, eccetera. Sì, sì. Quanto è complicato fare un album, abituato a una band, un gruppo, dove ci si confronta, quindi c'è sempre il commento di qualcun altro, fare invece un disco dove il confronto è con te stesso, con i tuoi collaboratori, ma senza l'ausilio di altre figure? Teda, fu una bella sfida, perché ha detto giusto tu, quando sei abituato comunque, no, a certi equilibri, che comunque dei punti di riferimento che possono essere tante volte, magari non è facile confrontarti, perché magari sei convinto di una certa cosa, e questa tua certa cosa deve in qualche modo essere condivisa e deve essere in qualche modo anche filtrata attraverso altre tre sensibilità. Ma questa è la forza del gruppo, no? E che alcune volte potrebbe anche pesare. E allora diciamo che nel tempo in ognuno di noi è nata così, credo anche nel modo più naturale, spontaneo, insomma, la voglia di raccontarsi da solo, senza... E è stata una sfida che, con dei rischi, ma fortunatamente abbiamo avuto, cioè ognuno di noi, io ho avuto poi dei partners talmente straordinari a livello di musicisti, addirittura questa esperienza poi con un'orchestra sinfonica di Monaco e con altri musicisti tedeschi e inglesi, e allora quando ti trovi così, insomma, ti passano tutte le paure, perché ti senti assolutamente confortato, e sono comunque esperienze, poi ho imparato che sono esperienze che servono, perché comunque confrontarti con altri musicisti è sempre un modo per crescere, certo. se hai le capacità, insomma, di farlo, ed è stato fatto anche con questo spirito, devo dire. E le esperienze solistiche, per quanto mi riguarda, sono veramente servite a farmi crescere, a capire certe cose, che poi queste esperienze me le sono trovate, e se le sono trovate anche i Pooh, insomma, in famiglia, è la stessa cosa anche le esperienze che hanno fatto sia Red che Dodi, assolutamente. Sono non fare. Guido, io volevo chiudere, noi non facciamo domande, ma le facciamo fare a chi
ama i Pooh veramente tanto, che sono una parte piccolissima in questo caso di fan che sono qui fuori degli studi della radio. E poi vi volevo raccontare brevissimamente un aneddoto. Io 28 anni fa, tantissimo tempo è passato, facevo appunto radio e chiaramente passavo le vostre canzoni, e 28 anni fa ho iniziato a fare radio con una persona, una ragazza, all'epoca eravamo tutti ragazzini, e commentavamo le vostre canzoni, ci appassionavamo alle vostre canzoni. Poi si sa com'è la vita, no? Le strade si dividono, le famiglie crescono, a volte finiscono, e le città cambiano. Poi ci sono delle magie che accadono e in un attimo ci si rincontra e passano e quei 28 anni sembrano non essere mai passati. All'epoca però il nostro sogno sarebbe stato quello di aver davanti sicuramente ai nostri microfoni Robby, Red e Dodi. Era veramente soltanto un sogno, perché la radio era veramente piccolissima, era proprio la radio di In Diretta nel Vento, se vogliamo. E adesso questo piccolo sogno, piccolo grande sogno, si è avverato, e Cinzia, che è una mia carissima amica dell'epoca, appunto con la quale muovevo i primi passi radiofonici, l'ho invitata e gli ho detto: guarda, che nello studio della radio ci sono i Pooh, e quindi dopo 28 anni puoi fare, cioè possiamo fare insieme una domanda ai Pooh. E quindi è un ricongiungere una vita e un'avventura che sarà interrotta 28 anni fa. Cinzia, vai. È una delle magie che succede con i Pooh, è soltanto con loro. E la mia domanda è questa: volevo chiedere ai Pooh quali sono state canzoni nei loro anni le priorità che hanno dato nella vita, e come queste si sono evolve nel tempo. Le priorità nella vita, ma io credo, al di là del fatto che noi siamo i Pooh e che siamo dei musicisti e che facciamo questo tipo di mestiere, penso che siano quelle che ha mediamente qualsiasi uomo, qualsiasi donna. Penso che le cose più importanti, almeno per noi che ormai facciamo parte di una generazione che forse non ha niente più a che fare con quella di oggi, le cose importanti erano la famiglia, i figli, no? I bei concetti, i valori importanti della vita. Questo avevo e avevamo ai tempi quando avevo cominciato a fare questo mestiere, e mediamente sono rimasti costanti nel tempo, no? Un certo tipo di anche di positività nel nostro approccio con la vita, anche con la musica, nel senso che abbiamo sempre cercato di vedere il lato positivo delle cose, non ultima anche con l'ultima dipartita appunto di Stefano, che nel dolore ha avuto anche degli aspetti positivi, nel senso che ci ha dato un'occasione per fare delle cose ancora più forti e più belle e ancora più forti, sì, più emozionanti, diciamo. Va bene, allora abbiamo sentito anche Cinzia. Allora adesso invece siete muniti di cuffia? Io sì, sì. 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 Qualcuno manca una cuffia? Manca, sì, una cuffia. E va bene, ragazzi, do la mia. Noi Guido non sentiamo niente. Vi faccio ascoltare le 5 domande che abbiamo preso qui. Una alla volta, per carità. Una alla volta, per carità, va bene. Allora, arriva la prima. Samuele, vorrei sapere perché noi continuiamo a chiedere brani vecchi e voi continuate sempre con la stessa scaletta. Questa è la prima. Risponde Robby, perché io ho già risposto durante la chiacchierata. Allora, ho intuito. Allora, si chiama Samuele? Sì. Samuele, ci fai avere la tua scaletta ideale? Che ti promettiamo che chiaramente ce la guardiamo, e poi non è detto che magari ti diamo ragione. Va bene. Domanda 2. Ciao, sono Alex e volevo chiedere ai Fantastici 3 se hanno intenzione di prendere un batterista fisso. Questo qui che ci hanno, il figlio di Red, Filmer, va benissimo. Se continua con loro, oppure hanno intenzione di avere tra di loro un altro batterista per fare la formazione originaria, che è sempre stata 4. No, i Pooh resteranno in 3 e Phil va benissimo per questo progetto, andrà magari bene anche per altri, ma comunque non mettiamo limiti alla provvidenza, nel senso che i Pooh rimangono in 3 e a seconda del progetto musicale che
avremo di fronte da sviluppare, sceglieremo le persone che meglio potranno accompagnarci in questo progetto. Adesso siamo in 6 sul palco, magari l'anno prossimo saremo in 43.